Guarda che correre fa male. Quello che ha inventato il jogging gli ha pigliato un accidente. Se tu vuoi fare la fine sua, io non ti penso proprio. Basta, tenga la lingua fuori. Oh, Gesù, Gesù. Dai, muoviti. Andiamo, andiamo, sei sempre il solito. Fermi dove siete voi due. Ce l'ha con noi? Sì, sì, fermo, fermo. Certo, signore. Qual è il problema? Aspetti un secondo. Lei non mi conosce? Sono il tenente Bonetti, in trasferta da Brooklyn. Adesso lavoro qui. Congratulazioni, Animal Control. Aspetti, aspetti, perché non mi dice qual è il problema? Forse possiamo trovare un modo di risolverlo. Cane sulla spiaggia. E allora? Cane senza guinzaglio. Andiamo, correvamo sulla spiaggia, non sia così fiscale. Quanto mi costerà? Cane sulla spiaggia, 25. Senza guinzaglio, 50. 75 di multa. Ringrazi il cielo che non l'ho sorpreso. Scusi, scusi, ero distratto. Ok. Hai visto? Te l'avevo detto che il jogging fa male. $130 di multa. Accidenti, che sfortuna. Con tutti gli accalappiacani che esistono, siamo capitati con uno che odia la tua razza. La prossima volta mi metto un paio di baffi. Grazie. Quindi bisogna stare allerta. Che c'è? Qualcuno ha vinto la lotteria, per caso? Non esattamente. Un altro corriere mandato al creatore. Ecco perché la chiamano polvere d'angelo. Ucciso come l'ultimo? Sì. Un colpo solo a distanza ravvicinata, all'aria di una manovra. Ah, guardateli. I poliziotti modello, i migliori della terra. Vi adoro, ragazzi. Come stanno i più bravi sbirri della South Coast in questa gloriosa giornata? Io sono un soprammobile. Oh, senza dimenticare di includere il valoroso, eroico, agente tequila. Ti amo. Spontaneo. Capitano, è sicuro di non aver fatto colazione a base di stupefacenti? No, è solo che... Insomma, sono di ottimo umore. Bravo. Si vede. Hanno ucciso un altro corriere della droga. Questo non ci voleva, il secondo in una settimana. Garcia ha raccolto vari indizi ed è un passo dalla soluzione. Sul serio? Ci sono vicina. Quindi andrò ad indagare di nuovo in certi ambienti e vediamo cosa riusciamo a scoprire. Lasciamo che se ne occupi il tenente Lee. E mo che ci azzecchi il tenente Lee? A Brooklyn sono stato per anni nella omicidi. Credo di saper affrontare un assassino anche nella terra del pettegolezzo. Ma certo, tenente. Però non ne avrai il tempo. Da oggi hai un nuovo incarico. Ho un nuovo incarico. Mm-hmm. E quale sarebbe? Eccolo qui. Ma che fa questo immutante? Che cosa ne pensi? Lo trovo incredibile. Io penso che se dovessi portare un'arma del genere mi verrebbe l'ernia. No, non l'hai riconosciuto, vero? No. No. No, non so chi sia, capitano. Io non vado al cinema. Trovo che la vita reale sia già abbastanza spaventosa. Sono d'accordo. Bonetti, il suo nome è Chad Reidel e ha fatto 3 film che sono campioni d'incasso degli ultimi 5 anni. Quanti ne ha vinti di People's Choice Awards? 2. 2. È considerato l'uomo più sexy di mezza America. Sei il suo agente pubblicitario, Garcia? No, sono una sua fan. Oh. Sta a sentire. Sono stato a un seminario per sceneggiatori come quello di Arrowhead lo scorso weekend e Chad era uno degli oratori ufficiali. I seminari per sceneggiatori sono incredibili. Per $200 ti danno una camera da letto. Sì, capitano, ma scusi, dove vuole arrivare? Si dà il caso che il prossimo film del mitico Reidel sia un poliziesco intitolato Bagno di sangue a Brooklyn.
Scommetto che non è da ridere. Arrivederci. Andiamo, Bonetti, no, non essere così reattivo. Stavo parlando con Chad. Adora farsi chiamare Chad. Insomma, per farla corta, è interessato alla mia sceneggiatura cinematografica. Un interesse spassionato, sincero. Ha anche promesso che l'avrebbe fatta leggere a un grosso produttore. Capitano, è fantastico. Bonetti, non è fantastico? Sì, è da sballo. Ma che diavolo c'entra col nostro nuovo incarico? Aspetta, ci sto arrivando, ok? Si dà il caso che Chad sia anche interessato a seguire uno dei nostri corsi di addestramento per il suo nuovo film. Datela a me, ci penso io. Sta parlando forse di quello che sto pensando? Dipende da quello che stai pensando. Chad vuole lavorare sulla South Coast. Risposta esatta, non è eccitante, non è eccitante. Sono già partito. Allora, buon viaggio. Aspetta un momento, credevo che fossi più sportivo. Devo ricordare a entrambi che abbiamo un folle che va in giro a sparare a corrieri della droga e spacciatori. E allora? Senta, capitano, è solo che non penso che sia il momento adatto per fare da babysitter a un boy scout di celluloide. Un boy scout di New York è più che sufficiente. Ti prego, gli ho dato la mia parola. Qui siamo a Hollywood, dove niente ha valore se qualcuno non provvede a mettere nero su bianco. Cioè, ti riferisci forse a un contratto? Oh, capitano, è magnifico. Andiamo, Bonetti, credevo che ti sarebbe piaciuta l'idea di far capire alla gente il lavoro che svolgiamo, però se sei contrario vorrà dire che prenderò provvedimenti. Scegli che vuoi fare. Provvedimenti? Che vuol dire? Che ti impallina come un tordo. Chad vuole lavorare con il più bravo dei tenenti. E sarebbe un vero peccato se questo tenente non fosse disponibile a causa di un trasferimento al reparto garage. Io invece sono disponibile, capitano. Santo cielo, Garcia, ti vuoi calmare, per favore? Questo è un ricatto bello e buono. Piano con le parole, ricatto non è il termine esatto. Diciamo che sto esercitando il mio controllo con creatività. Andrai a pranzo col mitico Chad a questo indirizzo. Controproposta. Se accetto, posso seguire quei casi di omicidio? Sì, credo che ci possiamo stare. Va bene. Eccoci, Hollywood, apriti i cancelli! Abbiamo sbagliato lavoro, Tequila. Ehi, hai visto? La roba forte. Mamma mia, che bellezza. Questo sì che si chiama vivere alla grande. Wow! Guarda che veduta! Tequila, nel terzo mondo ci sono dei paesi più piccoli di questo posto. Andiamo, forza. Eccomi! Quanti anni avrà questo attore? 28, 29? Mio padre si è spaccato la schiena per tutta la vita, ma un posto del genere non se lo immaginava neanche. Belle considerazioni, eh? Eh sì, infatti sto considerando come fare per permettermi una cuccia così. Ah, è una porta solida. Ma non c'è un campanello. A proposito di panorama. Posso esserle utile? Sì, sono il tenente Bonetti. Certo, il Chad la stava aspettando. Il Chad? Con quella tettoia che tiene davanti mi fanno poche paure. Io sono Ursula, mi segua per favore. Io le vengo dietro fino in paradiso. Nico, con l'acquolina stai bagnando tutto il pavimento. Spettacolare, non è vero? La casa? Sì, sì. E tu digli che se non ride Raidel, non ride nessuno. Cosa? Devo venire laggiù a trattare l'affare di persone. Non voglio più tornare su questo argomento. Quindi o ti attieni al programma o troverò qualcuno che ci riesce. Capito? Deve scusarmi. Il mio manager facilecca. Gli ci vuole una bella strigliata. Lo licenzierei, ma... è mio padre. Lei è sicuramente Nico. Tenente Bonetti. E questo qui deve essere il famoso agente Tequila. Famosissimo. Come va, bello? Ça va, ça va. Ha trovato subito questo posto? Certo, è come un faro nella notte. Ursula, mi è venuta un'idea. Perché non presentiamo Tequila alla nostra Fifi? È una barboncina. Hai piazzato la pecora in bocca al lupo. Vieni da questa parte. Con piacere. Se tanto mi dà tanto, Fifi è un armadio. Non è incredibile? Già. L'ho trovata nell'est Europa dopo che il muro è crollato. Oh, a proposito, beve qualcosa? Vuole un drink? No, no, grazie. Allora qualcosa da mangiare? Joseph è velocissimo. Cosa ne dice di una quiche? Oh, ma cosa sto dicendo? Deve scusarmi, Nick, ma non immagina quanto sono elettrizzato per questa nostra avventura. Mai quanto me. Voglio essere assolutamente sincero con lei. Nick, sono preoccupato. Il mio ultimo film ha incassato solo 30 milioni di dollari. E ci sono dei dirigenti cinematografici di questa città che credono che io abbia perso il contatto con la realtà. Vede, loro ritengono che il pubblico voglia un eroe con cui identificarsi. Un personaggio ruvido, un personaggio concreto. Nick Bonetti
Lei è carta vetrata. In che senso? Concreto. Oh, concreto. È per questo che quando si è presentata l'occasione di lavorare con lei, non ho voluto perdere. E non vedo l'ora di provare quello che prova lei. Voglio sentir schizzare l'adrenalina nelle situazioni rischiose. Le sirene che stridono, gli pneumatici che fumano, le eruzioni notturne che sgominano la teppaglia. È arrivato il momento di prendere la vita di petto. E quando avremo finito, questo mondo sarà un posto migliore in cui vivere. Mio Dio, abbi pietà. Senta, sarà meglio chiarire le cose. È naturale. Coraggio, mi dica, Nick, di cosa ha bisogno? Ecco, prima di tutto, la smetta di chiamarmi Nick. È più appropriato Tenente Bonetti. Le dirò queste cose una volta sola e le consiglio di non perdersi una battuta. Non faccio né il Boy Scout né la babysitter, sono un tenente di polizia. Non faccio parte del suo mondo di cartapesta e riflettori. L'unica ragione per la quale sono qui è perché il mio capo mi ci ha costretto. Lei vuole che questa cosa funzioni? Non mi metta i bastoni tra le ruote e andrà tutto liscio come l'olio se passa la linea una volta sola. Chi si è visto, si è visto. Ha capito? Eh? Diavolo, è stato così realistico. Lei mi ha commosso. No, dico sul serio, guardi qui, ho la pelle d'oca. Com'era la battuta finale? Aspetti, se passa la linea una volta sola me lo devo scrivere, è fantastico, lei è un talento. Allora, se passa la linea... Scusatemi, ha telefonato l'agente Garcia, credo. Ha detto di riferirle che hanno ucciso un altro spacciatore. Ha lasciato questo indirizzo. Grazie. Mi sto già emozionando. Una barboncina più racchia di questa non mi poteva capitare. Hai voglia di mettergli i fiocchi in capo? Questa cicciona è e cicciona rimane. Tequila! Che? Allora? Andiamo, andiamo. Ci vediamo all'ora di pranzo. Forza, andiamo. Lasciamo qualche cosa se ti riesce. È fantastico. Il mio primo caso di omicidio. Nick, che cosa devo fare? Intanto si infili i pantaloni. Giusto. Nick, potrebbe essere l'inizio di una bellissima amicizia. Chad è veramente elettrizzato. Speriamo che si scarichi. Sento un'irrefrenabile carica emotiva, Nick. Nel nostro organismo c'è un punto dove si concentrano tutte le vibrazioni. Dovresti cercarlo anche tu, è incredibile. Ehi, Chad, mi faresti un autore? Ah, Chad Raider. Sembra assurdo, ma sento odore di morte nell'aria. Se mi sarei d'intralcio, sentirai odore di bruciato, novità? Sì, è chiaro. Non vuoi che qualcuno pensi che io sia un privilegiato, così reciti la parte dell'antipatico, eh? Sei tu che reciti. Ah, carina. Ti vengono così spontanei. Scusate. Grazie infinite. Ciao. Ciao. Chi hai trovato? Ciao. Oh, l'agente Garcia, Chad Raidel. Chad Raidel, l'agente Angela Garcia. Ciao. Lieto di conoscere. È un grande onore. Piacere. Pronto? Il piacere è mio. Pronto? Qualche novità? Il suo nome era Jesus Martinez, uno dei principali spacciatori della zona. Secondo un suo amico, ieri sera è uscito per incontrare una persona e non è più tornato. È come quando si incanta un disco. La scientifica l'ha estratto dal muro. Facciamolo controllare. Senti, sono pronta a scommettere quanto vuoi che proviene dalla stessa arma che ha ucciso gli altri due. Con chi abbiamo a che fare allora? Con un vigilante? Ehi, è stato ucciso da un vigilante. Perché non sali su un tetto e lo dici con un megafono? Scusa, mi dispiace, hai ragione. Perdonami, ma questa è la mia prima vera indagine, sono elettrizzato. Non vedo l'ora di sapere la verità, voglio vedere tutto quanto. Vuoi vedere tutto quanto? Altro che. Jimmy, aspetta un secondo. Su, apri. Salve. Vuoi vedere qualche altra cosa? Sarà meglio che aspetti in macchina. Sì, forse è il caso. Era proprio necessario. Lo sai che è scioccante. Portatelo via. E voleva vedere tutto quanto. Salto sulla parte posteriore della moto e ci resto aggrappato come se fosse in pericolo la mia vita. Clint spinge a fondo l'acceleratore, io precipito a terra. Così ho lasciato che lo stuntman si guadagnasse la paga. Grazie mille. Potrei farle una domanda? Quest'uomo ha una bella faccia vissuta e chiede a me se può farmi una domanda. Che vuole sapere, sergente Russo? Ha mai conosciuto Robocop? Beh, no, non precisamente. Vede, Robocop è una finzione, un personaggio interpretato da un attore che si chiama Peter Weller. Oh.
L'importante è che ne conosca uno, capisci? Certamente. Sei forte, non so. Altre domande? Fagliene una. Sì, vi immaginate che scoop sarebbe per una TV privata riprendere Chad che fa il divo nel mio ufficio? Pensa tu che schifo è scoop. L'avete visto? Sembra che si stia divertendo. E perché non dovrebbe? Lo trattano come se fosse un semidio. Ma avanti, Bonetti, non capita tutti i giorni di... Insomma, di lavorare con una star come Chad. È geloso. Posso parlarle un minuto, capitano? Proprio adesso, non puoi aspettare. No. Guardi, capitano. Prendi appunti, non voglio perdermi niente. Aspetta, vengo pure io. Voglio vedere i fuochi d'artificio. Capitano, mi ascolti, la prego. Che cosa c'è di tanto importante? Vorrei che lei riconsiderasse questa faccenda. Quale faccenda? Quale faccenda? Chad. Sì, Chad. È sorto un problema. Com'è geloso sto tenente. Se è sorto un problema, dia un'occhiata là fuori. Ha messo tutto l'ufficio sotto sopra. E dia un'occhiata a Garcia. Che problema ha? È come... Affascinata? È in calore? No, è distratta. Oh, non sarei geloso tenendo in visita Bonetti? Andiamo, capitano, perché dovrei essere geloso di un boy scout? Non ci penso assolutamente. Si sieda, la prego. Ok. Sentiamo, allora. Di che si tratta? Qual è il problema? Il problema è che quello non è un poliziotto. C'è qualcuno in giro che sta giustiziando gli spacciatori e non c'è bisogno che quel babbeo ci venga sempre dietro. Anche perché è un azzardo. In che senso? Nel senso che è un gran rischio per la mia sicurezza. Lo sappiamo entrambi che vive perennemente nella finzione. Andiamo, Bonetti, anche tu hai una fantasia tutta tua, no? È vero, ma me ne servo solamente in camera da letto. Nel bagno, in cucina, nell'armadio a muro? Io non ci sto più. Si trovi un'altra persona a cui piace fare da babysitter a quel giocherellone. Ok. Se è questo che vuoi, non sarò certo io a costringerti a fare una cosa che non vuoi fare. Sul serio? Certo. Capitano, non finirò mai di benedire la sua disponibilità. Di un po', che taglia hai? La 50? Come ha detto? La taglia della tua giacca è la 50. Porto la 48, perché? Ah, dovrai indossare una di quelle orribili uniformi del reparto garage. Vorrei almeno che sia della taglia giusta, vero? Io mi dissocio, eh. Senta, questo è scorretto, è alto tradimento. Jenny, puoi passarmi il sergente Scully della polizia municipale? Ciao, Mike. Mezzanotte. Senti, credo di avere la persona perfetta per il reparto garage, sì? Sì, il suo nome è... Mi è debitore. Non lo dimentichi. Ok. Bonetti? Sì? Chad Raydell ha fatto una richiesta supplementare. E quale sarebbe questa richiesta supplementare? Se vuoi vedere la cucina, ma ti avverti che non ci sta niente da mangiare. Dove vai? Aspetta. Ok, e adesso? È perfetto. È perfetto, te l'avevo detto. Quest'uomo non solo ha fegato da vendere, ma anche un certo stile. Come lo chiameresti questo tipo di arredo? Scarso. Certo, esatto. Scarso? Che significa scarso? Sai una cosa? Mi ricorda i miei esordi. Mi ricorda quando lavoravo in televisione. Gli anni della fame. Oh, dove far mettere i bagagli di Chad? Scelga un angolo, uno qualsiasi. Guardi che il Chad non dorme sul pavimento. Beh, allora immagino che il Chad non dormirà. Prenderà la sua stanza. Seguimi. Se mette un solo piede nella mia stanza, lo do in pasto al mio cane, intesi? Signor tenente, lei è uomo rudo e maleducato. Non sono maleducato, sono di Brooklyn e questo è il mio appartamento e non voglio più vedervi, per cui richiami il suo gorilla, la sua pecora travestita e sparite. Bravo, Nico, finalmente una cosa saggia. È meglio che avverto, io ho cintura nera. Ah, sì? Ha anche la borsa intonata? La borsa intonata, mi fa impazzire. Senti, Ursula, forse è meglio fare marcia indietro, perché dopo tutto questo è il territorio del tenente Bonetti. Esatto. Permetti almeno che Joseph prepari il tuo pasto? No, ora sono uno sbirro, mangerò il cibo degli sbirri. Tu non puoi vivere di caffè e ciambellette. Senti, starò benone, andrà tutto a meraviglia. Se poteste andare via, per favore. Bambinone. Bambinone. Ciao, Fifi, mettiti a dieta, che io già ci sto. Guarda. Congratulazioni, è una donna bellissima. Scommetto che dietro questa foto c'è una storia incredibile, Nick? Ok, come non detto. Ascolta, allora,
Nick, non vorrei essere invadente, ma non è che avresti per caso una coperta e un cuscino? Servizio rapido. Quanto chiacchiera sto Chad, ma non si sta mai zitto. Ehi, ti faccio le mie scuse per quello che è successo, ma Ursula tende ad essere un tantino iperprotettiva. Sì, l'ho notato. Già. Fammi un favore, quando hai finito, spengi le luci. No, 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 dove stai andando? A dormire? Sì, la notte ho questo vizio. Ma io speravo che avremmo potuto fare quattro chiacchiere. Davvero? A che proposito? Non lo so. Discorsi da uomini. Discorsi da uomini? Sì, un modo come un altro per creare complicità. Complicità? Ma sì, certo, perché non ci facciamo due spaghetti? Sì, insomma, chiacchierare un po' sui bisogni primari dell'esistenza. Dettagli intimi della vita di un poliziotto allo sbaraglio. I quesiti che ossessionano quelli come voi, che so. C'è forse della gioia nella morte? In determinate situazioni penso proprio di sì. Ecco, è quello che volevo sentirti dire. Potresti aiutarmi in questo senso. Oh, non immagini come ti aiuterò volentieri. Ok, stupendo. Allora cosa si fa? Si sta in piedi tutta la notte a caccia di federali o vogliamo cominciare domattina quando saremo più freschi? Domattina, va bene. Ma come si spinge questo qua? Evviva! Ehi, tequila, non credere che ti stia sottovalutando. E fai bene perché se mi scoccio ti stronco la carriera. Voglio tirare lo sciacquone e travolgere la tua faccia nelle fogne. Questa battuta l'hai detta proprio da uno come me, da cane. Voglio cancellare il crimine peggiore, sbarazzarmi del nemico peggiore. E sgominare la prepotenza degli incubi peggiori. Fiogua! Con tanti attori ci siamo capati proprio quello più scemo. Insomma, è pazzesco. Che diavolo sta facendo lì dentro? Un'ora. Un'ora. Che razza di uomo è quello che passa un'ora dentro il bagno, eh? Domandalo a lui. Da da da. Si è truccato. Mi dispiace di averti fatto aspettare, ma sai, con la brillantina... Questo tiene pure il cervello di celluloide. Ho la lampo aperta. Non farebbe differenza. Scusa, dove credi di andare? Perché? Ah, ti riferisci al vestito? Il vestito, la camicia, la cravatta, le mie scarpe. Se volevo sentire le tue sensazioni, dovevo identificarmi con la tua pelle, con le tue abitudini. Spero che non ti dispiace, abbiamo la stessa taglia. Davvero? Non ti aspetterai che io giri in macchina insieme al mio replicante? Non credo che tu abbia molta scelta. Ne sei sicuro? Sì, a meno che non ami quelle orribili uniformi che portano i poliziotti che parcheggiano le macchine. E comunque, come sono, verde lime. Hai capito, pure questo sei imparata la filastrocca. Fai lo spiritoso? No, faccio soltanto il mio lavoro, Nick. Bonetti. Tenente Bonetti. Sì, giusto. Allora, vogliamo andare? Subito, compagno. È assolutamente fantastico. Un paio di sbirri sui generis che perlustrano la costa. Tre sbirri, c'è tequila. Meno male. Dove andiamo? A fare canestro. Canestro? Conosci la pallacanestro? Sì, e ci aiuterà a trovare l'assassino. No, aiuterà me a trovare la prossima vittima. Non ti seguo. Io sempre. Questo tizio ha fatto secchi tre spacciatori, no? E allora? Allora è possibile che lo rifarà un'altra volta. Dobbiamo solo trovarlo prima. No, no, un secondo. Come c'entra la pallacanestro? Per riuscire a trovare quello che sta vendendo... Dobbiamo trovare quello che sta comprando, esatto? Esatto. Senti, senti, poi dicono che noi facciamo cagnara. Come va la vita, ragazzi? A me va bene. E a voi? Beh, per la verità potrebbe andare meglio. Vi è piaciuta l'imitazione? Bene, veniamo a noi, sto cercando informazioni. In cambio posso darvi una mano. Pensate che sia possibile? Che ne dite, ragazzi? Ci veniamo incontro? Voi due state insieme? Siamo compagni. Non è vero. Sembrano sposati, eh? Sì, io sono il loro figlio adottivo. Sentite, non ho tempo di ascoltare battute da quattro soldi, ok? Ho cose più importanti da fare e vado di fretta. Scommetto che è in ritardo per la manicure. Oh! Ascolta, bastardo. Tu prova a dire un'altra di queste balordaggini. Io ti dimostro che non è affatto difficile trovarsi un posticino in gattabuio. Quindi o ti decidi a cantare o guarderai il sole a scacchi. È il finale di Banditi. Esatto. È uno dei miei film preferiti. Davvero?
ci ho recitato. Ehi, è lui il protagonista. Sì, sono vero, lo riconosco. Ma che diavolo ci fai da queste parti? Sto preparando un grosso progetto, così ho pensato che poteva essermi utile. È più utile che tu tenga la bocca chiusa e mi lasci interrogare questi mutanti. Vabbè. Allora, mi serve il nome del tale che spaccia la roba in questa zona. Datemi il nome e tolgo il disturbo. Voi sapete a chi si riferisce quest'uomo? Ok, ho cercato di essere gentile e paziente. Ora dovrò usare altri sistemi. Ogni volta la forza, la prassi la conoscete. Mettetevi in posizione e distanziatevi. Su, andiamo, forza. Muovetevi, su, fate presto, avanti. Coraggio, coraggio. Dammi le consegne. Devi soltanto allontanarti. Allora, vediamo chi ha la roba. Svuotate le tasche. Fa un passo indietro, un passo indietro, un passo indietro, un passo indietro, alt. Questo lo prendo io. Scommetto che è uno stuzzicadenti. Un passo indietro. Ah, l'abbiamo trovato. Non lo insegui. Con le mie scarpe da 200 dollari. Ma quello se la sviglia. Calma, non preoccuparti. Tequila? Lo sapevo, quando ci sta da correre, tequila. Andiamo a controllare. Ehi, radunatevi intorno a me. Amici, lavoro in un gruppo di volontari per il recupero dei ragazzi. Se qualcuno di voi fosse interessato... Andiamo! Quanto sei noioso. Volevo rendermi utile alla collettività. Adesso prova a muoverti, fratello, e ti mastico come una chewing gum. Forza! Oh! Muoviti! Ehi, gli sei simpatico. Sai, è qualche giorno che mangia poco, quindi sta cercando qualcosa di appetitoso con cui riempirsi lo stomaco, vero, Tequila? Ehi, tienilo fermo, ok? Tenerlo fermo? Ti piacerebbe? Non hai ancora detto la parola magica? No, anzi, in questo caso, il nome magico. Io non so di che stai parlando, amico. Tequila? Ok, ok. Posso essere in pace, tanto non ha niente. Si chiama Shadow. Va bene. Dove lo posso trovare, questo Shadow? Non lo so, amico. È uno strano individuo. Senti, comincio a stancarmi di perdere tempo. Prima tenti di scappare, poi dai risposte evasive. E infine hai addosso questa. Ti avverto, questa polverina vuol dire grossi guai in arrivo. A meno che la gente che ti arresta non metta una buona parola in tuo favore. E la gente in questione sono io. Allora, parli? Va bene. Abita a un passo dai biliardi, nella zona di Rasco. Ora ti dispiace allontanare quel mostro? Ma come mostro? Guardami di profilo, assomiglia a Robin Hood. Guarda, guarda. Su, andiamo. Ehi, che c'è? Pensi che Shadow conosca l'assassino? Beh, non ne sono sicuro. Però sono sicuro che sa qualcosa. Ciao, bellezza. Stai cercando compagnia? Carino. Ehi, non è decisamente la strada che porta in parrocchia. Già. Perché non hai visto la strada che portava a casa mia? Fammi un favore. Quando saremo dentro, ti prego, tieni la bocca chiusa. Andiamo, abbi un po' di fiducia nel tuo compagno. Ehi, aspetta, aspetta, aspetta. Che c'è? Vedi queste persone? Certo, eh? Perché? Non sono le comparse di un film, chiaro? Lo so benissimo. Sta calmo. Devo essere matto. Pure secondo me. Non è che mi fai correre pure qua dentro, no? Questa è la cruda realtà. Già, anche troppo cruda per i miei gusti. Dove sarà Shadow? C'era una svendita al mercato delle pulci, due al prezzo di una. Questa è carina. Di un po', sei nato così o sei il frutto di un esperimento? Dobbiamo vedere Shadow. Avete un appuntamento? No, accidenti, però io ho un invito speciale inciso sul metallo, ti piace? Più vicino, più vicino. Allora? Vado a vedere se è disponibile. Fermo, King Kong. Vedo io se è disponibile. Sei stato fortunato. Tu devi essere Shadow. E tu devi essere l'agente. Tenente, Bonetti. Io ti conosco. Non credo proprio. Non te. Lui. Il nostro compagno scemo ha trovato un altro ammiratore. Chad Reidel, avrà visto il mio ultimo film, Ballando con il Diavolo. Quel film mi ha fatto schifo.
Sì, lo so, lo sceneggiatore non si è sprecato. E poi l'operatore aveva una relazione con una comparsa, così. Va bene, finisci tu. Grazie. Vanno bene gli affari? C'è la recessione. Ne risentono tutti. Già, e i tuoi amici qui sembrano piuttosto giù di corda. Giù di corda? Questa è proprio ubriaca. So che alcuni dei tuoi concorrenti hanno avuto dei problemi. Troppa avidità rende le persone incaute. Conosci per caso le nuove leve? Che cosa vuoi di preciso? Siamo alle prese con un pazzo che spara a quelli come te. Speravo che mi avresti aiutato a incastrarlo. Perché dovrei aiutarti? Perché potresti essere tu il prossimo della lista. E poi, perché rischiare i tuoi uomini quando posso fare questo lavoretto al posto loro? È una situazione vantaggiosa. Pensaci. Io risolvo il problema e tu vai avanti con gli affari come al solito. Se invece dovessi fallire, peggio per me. In entrambi i casi tu vinci. Mi piace il tuo modo di pensare. L'altro giorno ha telefonato un tale dicendo che voleva un quantitativo, ma voleva imporre delle condizioni. Dovevi fargli la consegna personalmente? Mi ha lasciato questo numero. Conosce la tua faccia? Non credo. Come fai a esserne sicuro? Perché io non esco molto spesso. Conosco un centro fantastico per l'abbronzatura. Sono specializzati per le carnagioni chiare. Posso fare uno squillos? Lo trova sull'elenco. Che succede, Bonetti? È la tua punizione. Quindi sei sicuro che l'assassino non conosce l'aspetto di questo strano personaggio? Te l'ho detto. Sembra che lo abbiano appena esumato. È vero, buzza pure un po'. Ho dato il numero a Nuso, sta cercando di rintracciarlo. Quando sarà l'appuntamento? Domani sera, pensavo di fissarlo sul pontile. È uno spazio aperto, possiamo controllare le uscite. Giusto. Cioè, è una buona idea. Allora, correremo i dettagli domani, ok? Ah, a proposito, la mattina arriva in fretta quando hai una figlia di 8 anni. Lo immagino. Già. È carina come te? Già. Siamo d'accordo, allora. Ci vediamo domani, giusto? Sì. Sì, ci saremo nel modo più assoluto. Aspetta. Grazie. Allora... Ciao, Tequila. Ciao, Vicere. Vuoi che ti accompagni alla macchina? Oh, no, non c'è bisogno. Grazie. Buonanotte. Oh, quella è una donna meravigliosa. Tieni per te i tuoi ululati. È la mia compagna. Giusto. Professionalità. Aspettati. Ho finito. Non è un problema, a caso lo faccio ho sempre. Ho detto che ho finito. Certo. E come ci organizziamo domani? Dovrò girare insieme a Garcia o con te? Sinceramente. Non giri. Che cosa? Tu non vieni. Come sarebbe a dire che non vengo? Sarebbe che non vieni. Ah, mo s'appiccicano, eh? E perché? Stammi bene a sentire, c'è un pazzoide che ha già ucciso 3 persone. Non ho intenzione di farti diventare la vittima numero 4, ok? Ma aspetta un momento, quale sarebbe il tuo problema, scusa? Il mio problema? Sì, io non sto cercando di fare altro che scoprire chi sei, ecco tutto. Invece tu non hai nessuna voglia di conoscermi. E perché dovrei conoscerti? Pensavo che potesse interessarti. Tu per me vieni da un altro pianeta. Senti, ho avuto un compagno per 14 anni. Aveva moglie e 3 ragazzi. Un giorno siamo entrati in un appartamento e all'improvviso me lo sono ritrovato morente tra le braccia. Con lui sì che avevo un rapporto. Tu potrai comprare macchine stravaganti e ville principesche, ma non puoi comprare la vita della gente. Perché altrimenti ti chiederei di riportare in vita il mio compagno. Tu vuoi vivere nel mio mondo? Ti manca il fegato per riuscirci. Adesso che vuoi fare? Sono Shadow. Dovremmo incontrarci. Madonna mia, mettigli una mano in testa. Conosci il pontile della South Coast? Ci vediamo lì fra mezz'ora. Esatto. Il tuo compagno cambierà idea. Cose pazze. Sei tu che devi cambiare idea. Dove vai adesso? Quello è un assassino in carne e ossa. Guarda che non c'è nessun regista che grida stop. Quando ti ritrovi steso per terra rimani steso, eh? Poco poco pensassi che ti danno l'Oscar. Che fai? Vieni con me? Non ho altra scelta.
E allora muoviamoci. I divi del cinema non rispondono al telefono? Raidel? Tequila? Qui stazione centrale. A New York? No, Nuso, non è la stazione centrale, sono io, Bonetti. Che mi dici? Abbiamo appena scoperto a chi appartiene quel famoso numero. Splendido. A chi appartiene? A una sala da biliardo. Che cosa? Ho detto a una sala da biliardo. Bonetti, sei ancora lì? Sì, sono ancora qui. Grazie, sergente. Che figlio di... Non è possibile. Non ci credo. Ci credo. Quel pazzo mi ha preso anche la macchina. E adesso come diavolo faccio? Questo mi sarà più utile di una pubblicità a tutta pagina. Speriamo che non sia la pagina dei necrologi. Adesso devo solo schiacciare quel verme rivoltante e mi sarò conquistato il biglietto per la gloria. È una cosetta facile facile. Secondo lui è come pigliare una camomilla. Non ti preoccupare, farò in modo che il tuo nome stia in cartellone. Possiamo fare in modo che il mio nome non ci sia proprio? Aspetta, ma che è un cannone? Andiamo a prendere il cattivone. Per piacere, il poliziesco non è il tuo forte. Che capa tosta. Quasi quasi lo lascio andare da solo. No, sono troppo buono. Ho il cuore d'oro. Se fa un solo graffio alla mia macchina, me lo mangio vivo. Ossa comprese. Ecco, ora devo restare calmo e rilassato. Tanto andrà tutto bene. Niente panico. Sangue freddo. Sangue freddo. Vedrai come si gela quando arriva il momento. Respira profondamente. Ascolta. Ho il controllo totale della situazione. Ecco, ci siamo. Come va l'adrenalina? Se tu sei d'accordo ce la possiamo pure svignare, eh? Ma è paralizzato. Momento, ma che è questo odore? Ostriche, gamberi, smalto per le unghie. Smalto per le unghie, sì. Shadow, che cosa ci fai qui? Aspetto. Aspetta, aspetta che arriva qualcuno che ti piglia a calci nel sedere. E questo purtroppo al massimo ti può recitare una poesia. Aspetti che cosa? Oh mio Dio. Ecco, comincia a raccomandarti che è meglio. Un momento. Allora sei tu? Li hai ammazzati tu, quegli spacciatori? Esagerato, è stata una specie di strategia aziendale. Eliminando la concorrenza? Il capitalismo non è certo senza difetti. E io ne sto guardando uno dei peggiori. Era un piano quasi perfetto finché tu e quel... quel vero tenente siete comparsi sulla scena. Tu hai fatto la tua parte. Dov'è il vero tenente? Bella domanda. Sta arrivando. Dovrebbe essere qui da un momento all'altro. No, non ci credo. Non ti avrebbe mai permesso di venire qui da solo. Ah, sì? Questo significa che sei un ingenuo, perché è tutta una strategia. Il mio compito è quello di stanarti. Furbo, no? Anzi, probabilmente ci sta osservando. Anche adesso. Sul serio? Vediamo se è vero. Adesso chiama la controfigura. Possiamo contrattare. Hai bisogno di soldi? Se ne hai bisogno, io ne ho una montagna. Anzi, guarda, la mia banca apre alle 9 del mattino, quindi no. Posso farti un assegno? No, niente assegni. Contanti? Sì, d'accordo, come vuoi. Temo che la situazione abbia ormai oltrepassato i limiti dei beni materiali. Ma accetterò la tua pistola. Temo di non poterti accontentare. Per favore. Ok. Adesso voltati. Non te lo chiedo un'altra volta. Prendi tempo, sei un attore, no? E recita a soggetto, inventa, inventa. È divertente, sai. Che significa? Sto aspettando che qualcuno urli stop. Sì, perché di solito è questo il momento in cui qualcuno urla stop. Sul serio? Già. Divertente. Shadow! Non t'avvicinare! Sei arrivato in tempo. Sì, come la cavalleria. Bravo! Ora getta la pistola. Nick!
Forse è il caso di fare quello che dice. Non ci penso neanche. Senti, non credo che sia il momento adatto per impartire lezioni. Capito? Quindi fammi un piccolo favore, dagli subito quella pistola. Sai che farà? Sparerà a entrambi. Non è un'ipotesi azzardata. Ho un'idea. Ecco, perché non gettate tutte e due le pistole contemporaneamente giù dal pontile, così possiamo... Zitto! Ecco il mio piano, tenente. Io e il tuo falso compagno ce ne andremo via. E quando saremo al sicuro lontano da te, lo lascerò andare. È ragionevole, è un ottimo piano, Nick. Qui sono io che do gli ordini. Lascerai andare Chad e io ti porterò a fare una visitina alla prigione. Che ti fa pensare che obbedirò ai tuoi ordini? Voltati e capirai da solo. E perché dovrei farlo? Perché il mio compagno sta per strapparti la testa. È un vecchio trucco. Considerando il fatto che il tuo cane sta tranquillamente... A terra! Classica patacca di Hollywood, lo sapevo io. E scommetto che non conosce nemmeno Robocop. Ehi, Bonetti, che ne pensi di Chad Radel? Che ne penso davvero? Potrei rispondere io. Ecco, io devo sbrigare del lavoro. Scusate, ho una pratica da sistemare. Io devo andare in ufficio. Forse dovevo telefonare. Già, sarebbe stato meglio. Penso di doverti una spiegazione. Cioè, quello che avevo intenzione... Non preoccuparti. Ho fatto solo il mio dovere. Sì, lo so cosa stai pensando. Stai pensando che sono un bambino viziato, vero? Che sono un montato e poi sono arrogante, sono un ricco scemo, pieno di sé, egoista, che non sa... che. Ciao, Don. Insomma, quello che volevo dire... Non è necessario continuare. No, ne ho bisogno. Ero leggermente impreparato. Credevo di poter gironzolare qui dentro e... Leggermente impreparato? Va bene, forse ero molto impreparato, ma vedi, io sono abituato a lavorare con un copione. Di solito va tutto a gonfie vele, fino all'ultima scena, ma in questo caso non è stato così. Senti, è andato tutto per il verso giusto, no? Tu non sei ferito, io non sono ferito, abbiamo preso il cattivo. E tutti vissero felici e contenti. Ora torno al lavoro. Fatti sentire, ok? Ehi, aspetta un momento, fermati un secondo. Non è facile per me, sto cercando di ringraziarti. Va bene? Ho fatto una cosa veramente stupida ieri sera. E ho rischiato di far ammazzare due agenti maledettamente bravi. Non mi aspetto di esserti simpatico. Però mi hai salvato la vita. E dovrà pure esserci qualcosa che io possa fare per ripagarti. Vuoi ripagarmi davvero? Con qualsiasi cosa. Ridammi il mio vestito. D'accordo. Non dico che ciò che hai fatto era giusto, ma ci voleva un gran fegato. Non materia cerebrale, ma un gran fegato. Grazie, Nick. Figurati. Chissà se mancherò a tequila. Non devi preoccuparti per lui. Guardalo. Questa non me la scrollo più di dosso. Sto facendo pure la figura dello scemo. Vabbè, va, facciamo sto sacrificio. Vieni, Fifi, vieni. Si divertirà con Fifi. Conoscendolo, non ho dubbi. Vuoi vedere la mia collezione di farfalle?